La saggezza dell'organizzazione ha messo prima, come avete visto, una serie di interventi relativi che prendono spunto dall'attualità e dall'impatto sociale, per poi proporci quattro interventi più orientati alle conseguenze, alle opportunità per la scienza e la comprensione della società che sono collegate alla disponibilità di grandi quantità di dati. Il primo che ce ne parla Dino Pedreschi, Università di Pisa, Computer Science, grande tradizione, grande costruzione, una storia che ha costruito una parte importante della nostra capacità di stare sul mondo dell'informatica. Io parlo naturalmente fino al momento in cui le slide sono pronte. E quindi lascio la parola a Dino Pedreschi. Grazie. Dunque, grazie per l'invito. Io vorrei a questo dibattito portare il punto di vista di un informatico eretico, diciamo. Il gruppo che dirigo è un gruppo di data mining, quindi che è abituato a da 20 anni ormai, da prima di internet, prima della telefonia mobile, prima diciamo dei big data per come li intendiamo oggi sui media, a analizzare in modo esplorativo grandi giacimenti di dati che esistono anche prima di internet. Sono i dati derivati dalle basi di dati transazionali di qualunque grande organizzazione pubblico o privata, dal supermercato all'ospedale, all'ente pubblico di quando l'informatica è cominciata a diventare una tecnologia matura, con l'ottica di capire come analizzare dati che non sono stati raccolti per l'analisi, sono stati raccolti per altre finalità, no? E però possono contenere importante diciamo, informazione. Questa metafora data mining, qua la metafora è mineraria, no? Cioè andare nelle miniere, in questi giacimenti per scoprire conoscenza, è il lavoro che facciamo da tanto tempo e ci fa profondamente piacere e orgoglio il fatto che oggi questa prospettiva sia diventata, grazie ovviamente all'avvento del web e delle ICT su scala planetaria, sia diventata invece un tema importante per tutta la società nel suo complesso. Non devo perdere tempo a dire che tutti gli aspetti sociali, il nome sociale davanti a data mining sta ad indicare questo, ogni aspetto della vita sociale in qualche modo ha un qualche livello di quello che i fisici chiamano un proxy, no? Cioè un modellino giocattolo che riesce a livello massiccio attraverso i dati a rappresentarlo. Le nostre preferenze, desideri, sentimenti, stili di vita, relazioni sociali, movimenti, no? Tutti aspetti che abbiamo detto e che trovano diciamo incarnazione nella quantità enorme, non sto a perdere tempo su questa slide, questi sono quanti dati lasciamo sul web ogni 60 secondi che passano, quante email, quanti Twitter, quanta informazione viene prodotta che è fondamentalmente traccia della nostra esistenza, del nostro vivere, no? E fatemi magari parlare di un paio di sorgenti informative che sono particolarmente rilevanti. Questa immagine, mi aiuterò con un po' di immagini, cerco di essere rapido. Questi sono dati telefonici, questa è l'attività su una grande città come Parigi, in un giorno che c'è la festa della musica, le persone si spostano, chiaramente con i loro telefonini, telefonando, mandando sms, e questi fuochi d'artificio non sono altro che una rappresentazione dello spostamento delle persone per come è direttamente, questa non è un'analisi, non c'è un'analisi qua, c'è semplicemente la rappresentazione di una complessità straordinaria che trova traccia semplicemente nell'attività telefonica. Così come i nostri spostamenti, i nostri viaggi lasciano traccia nelle traiettorie del GPS, ad esempio in Italia, nel nostro paese, più del 5% delle auto circolanti hanno un bagaglino in grado registrare la posizione inviata dal GPS e inviarlo ad un provider telematico delle assicurazioni che usa queste informazioni per vari aspetti legati al servizio assicurativo.
Queste non sono le strade della Toscana o di Milano, sono semplicemente le tracce dei nostri spostamenti che disegnano un territorio, anche quello intero nazionale. Questo non sono tutti i viaggi in Italia, questo è semplicemente le tracce dei viaggi dei viaggiatori che sono passati in Toscana nell'arco di una settimana. Quindi immaginatevi il livello di dettaglio e di informazione che è nascosta in questa grande complessità. Questa, ad esempio, è la zona intorno a Pisa, Lucca, Livorno, e la visualizzazione di questi viaggi, qui siamo alle 6:30 del mattino, vedete il tempo che scorre, il territorio che si sveglia, le macchine, i puntini rosa che parcheggiano, le traiettorie blu degli oggetti che si spostano, e in un giorno normale, in un giorno come altri, che ci può far capire moltissimo. E vorrei... Nel mio intervento, nei prossimi minuti, semplicemente evocare che cosa è possibile imparare da queste informazioni dal punto di vista di chi, come nel nostro laboratorio di ricerca, ha avuto il privilegio di avere accesso a dati che purtroppo open non lo sono affatto nella grande maggioranza dei casi. Sono decisamente big data che stanno però chiusi nei forzieri di aziende con cui abbiamo chiaramente rapporti, con cui facciamo progetti, ma che contengono una quantità di informazione che certamente è sottoutilizzata dal punto di vista del bene collettivo e della conoscenza collettiva. E questo secondo me è un tema importante che si aggancia alle cose che sono state dette in precedenza, che mi trovano molto, molto in sintonia. Queste sono immagini, ad esempio, da un social network. Questi sono persone che vanno, questi sono dati open invece, fotografie lasciate da persone in giro per il mondo che danno un'idea di dove, ad esempio, i turisti che visitano la città fanno la maggior parte della loro attività. E quindi arriviamo, questo è già un social network, a questa altra dimensione, no? La dimensione di poter esporre non soltanto, diciamo, caratteristiche individuali, ma le relazioni sociali. Questo è, diciamo, una visualizzazione del grafo di internet mappato a livello geografico che, ora, nessuno è così ingenuo da pensare che essere amici su internet sia come essere amici nella realtà, diciamo. Però ciononostante questo è certamente un primo proxy globale planetario della rete sociale, incompleto perché certe parti sono sottorappresentati fasce d'età, sono sottorappresentate zone a diverso sviluppo del mondo, ma certamente è una prima mappa. Sono 1 miliardo di persone che sono in questo momento utenti di Facebook, quindi 1/7 della popolazione mondiale è rappresentato, e le sue relazioni sociali in qualche misura rappresentate. E i grafi, questo è un altro esempio di rete complessa, questa non è sociale, questo è un pezzo del web. No? Se andiamo a vedere l'aspetto, il portato importante di poter esporre questa ricchezza di relazioni, è legato al fatto che ci rendiamo conto che questa struttura è assolutamente non casuale. Possiamo misurare in concreto il fatto che in realtà, specialmente nella rete sociale, esistono strutture ben precise, ben lontane dalla casualità, no? Io penso che Alessandro Panconesi avrà modo di riprendere questo discorso e portarlo un po' avanti, ma ad esempio quello che si può esporre in modo chiaro è la struttura, il tessuto sociale in comunità, no? Vedete quella rete nera, quella è un utente Facebook circondato dalle comunità di cui fa parte, la comunità familiare, quella dei colleghi di lavoro, quella degli amici di un certo contesto, quella dei compagni di un qualche altro fuoco di interesse, no? Questa cosa verde è una scuola superiore, no? E questo pezzo che vedete a sinistra è un piccolo frammento della rete sociale esposta dal grafo delle chiamate di un operatore telefonico. In tutti i casi abbiamo questa struttura veramente a tessuto nel senso tessile, no? All'uncinetto, piccole comunità di forte coesione tenute insieme da pochi ma molto significativi legami a lunga distanza, o legami deboli come si chiamano in sociologia, che danno il tessuto complessivo diventa coeso, compatto, e danno una forza importantissima, tanto per fare un esempio, perché sono quelli che sono più efficaci nella trasmissione dell'informazione, nel fatto che rapidamente un'informazione importante, piuttosto che una tendenza, piuttosto che un'opinione politica, si diffonda o non si diffonda efficacemente. Ecco, noi siamo in grado
di cominciare a mettere in mostra questa struttura ed esporre il funzionamento della società come un aspetto che possiamo cominciare a vedere. Perché capite, anche se questo è un pezzo fatto da decine di migliaia utenti Facebook invece, ma in realtà se andiamo col microscopio a vedere dentro, anche se questa sembra una galassia informe, in realtà al suo interno è fatta da tanti pezzi di questo tipo, fra loro interconnessi e che costituiscono appunto il tessuto della società. Perché è importante, questo è solo per farvi vedere i dati, no? Perché è importante in qualche modo poter avere questo microscopio sociale assolutamente nuovo, no? Che ci apre prospettive diverse sulla comprensione della società? Perché possiamo porci nuove domande, possiamo essere stimolati non soltanto a cercare di rispondere domande senza risposta, che è già un fatto molto rilevante, ma anche possiamo essere sollecitati a porci domande nuove che possono aiutarci a comprendere meglio la complessità sociale che è davanti agli occhi di tutti. Ecco, per dire, questo è un pezzo di rete sociale effettiva in cui si vede che la qualità di essere blu e gialli, i verdi sono neutri qua, blu e gialli sono obesi, cioè, non obesi, diciamo. Ma una cosa analoga potrebbe essere esposta per altre caratteristiche. Quello che si vede cos'è? Si vede che c'è chiaramente una tendenza ad avere simili caratteristiche nelle comunità di cui parlavamo. Quindi a livello, ad esempio, epidemiologico, salute pubblica, conoscere la struttura di una società vuol dire anche avere meccanismi per capire come si diffondono, ad esempio, i comportamenti. Gli studi fatti da nostri colleghi su questo tipo di rete sociale dimostrano che il modo con cui si diffonde l'obesità in una comunità, piuttosto di come si diffonde un senso di maggiore appagamento e di benessere, ha lo stesso meccanismo di una diffusione influenzale, per intenderci. E potremmo continuare con altri esempi, fatemi fare soltanto un paio, perché credo che è partendo da ciò che possiamo ottenere che si può capire anche il valore di ciò di cui stiamo parlando oggi, credo. Misurare aspetti che la rete sociale mette in luce, come ad esempio la diversificazione dei nostri contatti, ci permette di avere meccanismi molto efficaci, termometri molto efficaci per misurare il benessere. Questo è uno studio abbastanza recente che fa vedere come c'è una fortissima correlazione statistica, molto molto forte, fra un indicatore multidimensionale del benessere sociale che viene misurato in Inghilterra e un valore che è desunto dalla rete dei contatti telefonici delle persone, andando a vedere quanto in ogni territorio, in ogni cellula censuaria, è alto il tasso di diversificazione dei nostri contatti. Cioè, se noi chiamiamo sempre le stesse persone, no? Avremo una diversificazione molto bassa. Se abbiamo tanti contatti vuol dire che abbiamo una diversificazione alta. Bene, questo dato è perfettamente correlato a indicatori del benessere su scala nazionale. Così come possiamo utilizzare Twitter, questo è un esempio abbastanza famoso, ma di nuovo molto interessante, possiamo andare a vedere il tono, l'umore dei messaggi, quindi il contenuto in termini chiaramente statistici, del positivo o negativo in termini di umore, dei messaggi che ci scambiamo per andare a fare una mappa sulle 24 ore della felicità di un paese, no? Capire nel corso della giornata e nelle diverse zone geografiche quanto è forte o debole il senso di felicità. Sulla mobilità sono veramente sorprendenti, faccio solo due flash e obbedientemente arrivo al punto. Possiamo creare atlanti della mobilità della città, cioè esporre, semplificando questi dati, qual è il funzionamento, ad esempio in termini di pattern di accesso alle nostre città o di funzionamento quotidiano. Possiamo capire i profili individuali della mobilità, le nostre routine, esporle, i viaggi che facciamo costantemente e ad esempio andare a validare il tasso di adeguatezza della rete del trasporto pubblico locale rispetto a queste esigenze, piuttosto che andare a vedere quanto potrebbe essere il potenziale di car sharing. Noi abbiamo misurato insieme con il Comune di Pisa che nella nostra area ci sarebbe un potenziale del 45% di carpooling, cioè di condivisione dell'auto per viaggi, proprio su base oggettiva, misurando le routine. C'è un ultimo esempio, e qui veramente chiudo, per farvi capire
il fatto che dai dati può emergere conoscenza senza che stiamo noi a sovraimporla. Solo questo esempio, queste sono le zone censuarie della nostra zona. Immaginate di costruire una rete tenendo conto dei big data degli spostamento attraverso per esempio i dati della telefonia cellulare piuttosto che quei dati GPS di cui vi parlavo, no? Una rete degli spostamenti in cui andiamo a ricercare le comunità, no? Quindi le zone in cui la gente tende a rimanere quando viaggia, nel senso che prevalentemente uno rimane all'interno della comunità nella maggior parte dei propri spostamenti e va fra comunità diverse soltanto occasionalmente. Questa è una cosa che si può fare in modo perfettamente deterministico. Se poi questa cosa la mappiamo di nuovo sulla geografia, cosa troviamo? Troviamo dei confini della mobilità che sono dettati dal nostro comportamento. È come se ciascuno di noi votasse col proprio comportamento per capire qual è il confine ottimale della provincia, nel senso c'è un gran parlare, no, in questo momento di quali sono i confini giusti degli amministrativi. Bene, in questo modo ad esempio abbiamo scoperto che a livello alto in Toscana verosimilmente quello che emerge dal comportamento delle persone sono dei confini molto marcati e quindi diciamo dei bacini di mobilità che si suggeriscono senza andarli noi a sovrimporre su basi ideologiche, di tradizione o quant'altro, ma semplicemente guardando il comportamento, il voto che ciascuno diciamo mette semplicemente vivendo e raccogliendo le tracce della propria mobilità. Questo è fondamentalmente il messaggio. C'è un unico aspetto che vorrei dire concludendo, perché mi richiamo a un discorso secondo me fondamentale che ha fatto Emma. Questo è un tipo di mestiere che non è solamente per informatici e non è neanche solamente per statistici. Non è un caso che nella stampa, anche nei media ormai, sull'Economist, su Harvard Business Journal, recentissimamente, 2 settimane fa, si usa costantemente questo termine data scientist. E c'è addirittura questo titolo, non è mio, questo titolo è un titolo che ho preso da questo articolo di 2 settimane fa, Data Scientist, il mestiere più sexy del XXI secolo, è il titolo dell'Harvard Business Journal, e se andiamo a vedere la definizione secondo me è veramente interessante, no? è quello che viene dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza in questi anni. Un Data Scientist è una professione emergente di estrema interesse che mette insieme 3 competenze fondamentali, certamente competenze informatiche di trattamento del dato, di acquisizione, di analisi, certamente competenze statistiche di comprensione dei fenomeni, ma anche una competenza prettamente umanistica di narratore, di artista, di chi riesce a far raccontare ai dati la storia che hanno da raccontare. Questo secondo me è un aspetto veramente fondamentale, sono queste 3 cose che i nostri ragazzi e ragazze dovrebbero, io spero i ragazzi che erano qua stamattina premiati, vedano questa come prospettiva. È una prospettiva sinceramente entusiasmante, vorrei quasi essere più giovane per poterla diciamo in qualche modo portare avanti. Grazie davvero Pedreschi, questa è stata una presentazione appassionante che non finisce qua, spero che vedremo queste cose anche meglio. Sono costretto a passare velocemente al prossimo punto, meriterebbe tutto questo un sacco di commenti. Uno soltanto, insomma, se dobbiamo andare d'accordo con i livornesi almeno mettiamoci dentro anche i lucchesi e quelli di Massa, così si fa una massa critica.